Benvenuti, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per parlare di due colpi in casa Catanzaro. Abbiamo parlato del primo, cioè di Tentardini. Sicuramente lo ripeto, lo ribadisco, colpo di livello, sono contento, così come lo sono per i due colpi comunque fatti nelle ultime ore, quello di Bombaggi e di Welbeck. Entrambi ufficializzati, seppur già erano nell'aria, mancava l'ufficialità, cosa fondamentale nel mercato, sempre quella. L'ufficialità comunque sempre bisogna aspettarla, ma a parte questo, e poi parlare comunque dopo, perché nel momento in cui, finché non è ufficiale, si può parlare un po' magari di quello che può essere, ma comunque non si può poi fare di certi discorsi, non si possono fare certi discorsi, in cui questo video facciamo, per esempio. Partiamo da Bombaggi, rinforzo per il reparto offensivo importante, può comunque giocare da trequartista, eventualmente anche da prima punta, ha fatto una grande stagione. Comunque da trequartista, possiamo definirlo un trequartista, quindi potrebbe sostituire un eventuale partente Carlini o rappresentare comunque un'alternativa per un Carlini che comunque ormai dovrebbe avere tra l'altro un anno di contratto ancora con il Catanzaro, ma soprattutto avanza con l'età, ha un anno in più, quindi non può sicuramente reggere certi ritmi. Non mi aspetto da parte sua la stagione dell'anno scorso, perché l'anno scorso ha fatto veramente una grandissima stagione e credo che non riuscirà a confermare la prossima. Quindi avere un giocatore comunque più giovane, seppur non di tanto, che non è che stiamo parlando di un 2000, stiamo parlando comunque di un classe 89, ma comunque anche più a livello comunque anagrafico più giovane, che comunque arriva a Catanzaro con entusiasmo, visto il fatto che non tanto perché è una grande piazza Catanzaro, quanto più per il fatto che ha fatto una buona stagione a Teramo, si è confermato ad alti livelli, nel girone C può fare bene e quindi sicuramente può essere un rinforzo veramente in base per i 3/4 per dare un'alternativa comunque a Carlini, che non può sempre giocare, può comunque giocare eventualmente come seconda punta, se vogliamo comunque alla fine è un rinforzo di altissimo livello per il reparto offensivo, per comunque i giocatori di offensivo, possiamo chiamarli così, però comunque è un trequartista e alla fine comunque firma un biennale, quindi c'è la volontà di continuare, avessi firmato l'annuale. Possiamo dire che era quasi una sorta di scommessa, avendo firmato un biennale che tra l'altro è tipico, cioè se voi ci fate caso, a parte gli under, tutti i colpi over, non dico tutti, ma la maggior parte dei colpi over di Serie C firmano un biennale, sempre 2 anni di contratto, non so perché, ma è una cosa che comunque ho notato nel corso della mia vita e anche questa cosa si conferma sia con Bombaggi che con Welbeck. Comunque, 2 anni di contratto, sono veramente contento. Sicuramente non è un giovane, perché anche lui comunque ha un'età avanzata, però rappresenta un colpo di categoria importantissimo. Arriva comunque a zero, tante squadre erano su di lui. È un colpo da Tentardini, un po' più anziano, può essere ancora più decisivo rispetto a Tentardini, perché comunque poi a livello di assist e gol è sempre stato importante in quel di Teramo. Comunque, in una situazione diversa, in un modulo diverso, perché comunque alla fine giocavano a 4 a Teramo, ma seppur comunque lui agiva lo stesso da trequartista, può comunque trovarsi bene. Sono contento del suo arrivo, assolutamente. Un colpo di buon livello per la categoria, assolutamente. Così come quello di Welbeck, centrocampista che comunque arriva dal Catania. Lui è in classe 94, quindi è già leggermente più giovane. È nel pieno della sua carriera. Firma, come già preannunciato prima, un biennale con il Catanzaro. È un giocatore abbastanza basso in realtà, perché è 1,69, quindi è un mediano, comunque può ricoprire anche il ruolo di mediano, è un po' un duttile lì a centrocampo, comunque in un centrocampo a 2 ci può stare assolutamente in entrambi i ruoli, se vogliamo, comunque di centrocampo. E alla fine dovessimo poi giocare a 2, visto che giochiamo con un trequartista, giochiamo a 2 a centrocampo, alla fine assieme a Risolo potrebbe starci comunque Welbeck, ma eventualmente anche assieme a Corapi non sarebbe neanche male. E a parte questo, comunque un rinforzo anche questo di categoria, poiché a Catania ha sempre fatto abbastanza bene. Non mi è mai dispiaciuto come centrocampista, sempre dimostrato di essere un ottimo e un buon centrocampista per la categoria. E quindi alla fine sono contento anche del suo colpo. È sicuramente un rinforzo di livello a centrocampo. E che anche qui, buon colpo di calciomercato. Magari preferisco più Bombaggi, seppur in ruoli diversi, comunque ho avuto un colpo ancora più importante, quello di Bombaggi, ma anche Welbeck lì a centrocampo, per sostituire, diciamo, un partente Baldassine che avrebbe chiesto la cessione. Assolutamente d'accordo. Sono contento, anzi, possiamo dire che sono contento. Quindi alla fine comunque
Tra l'altro ha giocato anche, ha avuto anche delle pretese dell'Atalanta, Welbeck, quindi lo reputo sicuramente un buon colpo di calciomercato e uno per il centrocampo, mezzali diciamo, comunque il centrocampo puro e un trequartista, quindi Welbeck e Bombaggi che vanno a rinforzare ulteriormente una rosa già impreziosita comunque dall'arrivo di Trentardini negli scorsi giorni. Quindi sono contento delle operazioni fatte a Catanzaro che stiamo vedendo anche prima rispetto ad altre squadre, che sta programmando il futuro già da adesso, che vuole consegnare una squadra pronta al ritiro, e questo è un aspetto importante, che comunque ci permette di partire, non dico prima, però avvantaggiati, perché comunque creandosi già il gruppo durante lo spogliatoio, durante il ritiro, è sicuramente diverso che crearlo comunque a settembre, per dire. E quindi sicuramente può metterci una condizione migliore rispetto ad altre, che magari fanno un mercato, come per esempio il Crotone, magari più nella parte finale di mercato per diversi motivi, ma comunque sempre per altri motivi, e è una cosa poi fattuale questo. Ma a parte ciò, comunque, a questo punto mi fermo. Ci vediamo qui con un prossimo video. Ciao, ragazzi.